Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ecco, siamo al rito di accoglienza di un nuovo membro di questa comunità e allora chiedo ai genitori che nome date al vostro bambino? Noa. Per Noa, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Il battesimo. Cari genitori, chiedendo il battesimo per il vostro figlio, voi vi impegnate a educarlo nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? Sì. E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Sì. Noa, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti seguo con il segno della croce e dopo di me anche voi, genitori e padrini, farete sul vostro bambino il segno di Cristo Salvatore. Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Cieli e pace sulla terra, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei 50 giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste. Fa che i popoli dispersi si raccolgano insieme e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sina e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci i mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera. E ora, quanto avranno in progetto di fare, non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'un l'altro, la lingua dell'altro. Il Signore disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Parola di Dio. Su tutti i popoli regna il Signore. Su tutti i popoli regna il Signore. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Su tutti i popoli regna il Signore. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. Su tutti i popoli regna il Signore. Dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra, Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Su tutti i popoli regna il Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo,
anche lo Spirito, viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inspremibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi, secondo il disegno di Dio. Parola di Dio. Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva». Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Parola del Signore. Amen. Allora abbiamo questa gioia oggi, un po' eccezionale perché di sabato non l'ho mai fatto qua il battesimo, ecco, di avere il battesimo di Noa, che poi è il nome di Noè, no? Noè, quindi che ci ricorda il diluvio e che attraverso il diluvio Dio ha rinnovato l'umanità e attraverso proprio Noè, la famiglia di Noè. Oggi, ricevendo lo Spirito Santo, rinasce come figlio di Dio. Ecco, questo è il dono grande che la Pasqua, la passione, morte e risurrezione di Gesù ci dà. Quindi non siamo soltanto nati a livello materiale, biologico, ma con il battesimo Dio ci dona la sua vita, la vita divina. È una vita che non è soggetta alla morte. È una vita da figlio di Dio, che ci rende capaci di fare le opere che ha fatto Gesù, il figlio di Dio. Ecco, prima che ci venisse dato questo dono, avevamo i comandamenti che ci insegnano a comportarsi da uomini veri, ma non si riusciva a metterli in pratica. Con lo Spirito Santo, con questa forza dall'alto che viene da Dio ed è l'amore, entra una modalità nuova di vivere. È un dono, è un dono. Possiamo amare anche noi. Possiamo donare la vita anche noi. Possiamo essere a servizio
dei nostri fratelli anche noi, come Gesù. E allora oggi che Noa riceve lo Spirito Santo nel battesimo, chiediamo anche noi che si rinnovi il nostro battesimo, che si rinnovi lo Spirito Santo sopra di noi, dentro di noi, perché ne abbiamo sempre bisogno. Infatti, se voi guardate Pentecoste e 50 giorni dopo, però se guardate il giorno di Pasqua nel Vangelo che verrà letto domani, e abbiamo già letto la domenica dopo Pasqua, è detto così, no? Gesù appare a porte chiuse e dice: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Allora, Pentecoste è il giorno di Pasqua o è 50 giorni dopo? Anzi, l'Evangelista Giovanni dice che Gesù, dopo che gli ebbero dato l'aceto, chinò il capo, disse: tutto è compiuto, chinò il capo e consegnò lo Spirito. Allora Pentecoste è nel momento in cui Gesù consegna lo Spirito, ci dona lo Spirito. Quando è Pentecoste? Ecco, la Pentecoste è proprio lì, quando Gesù consegna lo Spirito. E poi viene sempre. Avviene continuamente, da quel momento. Lo Spirito viene consegnato. Ed ogni occasione diventa l'occasione per rinnovare la sua venuta. Tant'è vero che la traduzione esatta di Vangelo di Giovanni, quello che leggevo prima, detto questo soffiò e disse loro: ricevete, non è ricevete lo Spirito Santo, quello là non c'è. In italiano lo mettono perché suonerebbe male, ma in greco, ci sono gli articoli, no? Non c'è, vuol dire ricevete Spirito Santo. Cioè, immaginate, è un oceano, potete andare a prenderne ancora e potete ritornarci ancora. Non è la solita cosa, è un oceano senza fine. Ne abbiamo ancora bisogno, dobbiamo rinnovare. Ecco, questo oceano è stato aperto per noi proprio in quel momento in cui Gesù, chinato il capo, consegnò il suo spirito, cioè la sua vita di figlio di Dio. Ecco, invochiamolo, desideriamolo di più, ancora, ogni giorno, perché ne abbiamo bisogno per compiere opere da figli di Dio. Quando c'è il battesimo si fanno le preghiere dei fedeli subito dopo l'omelia. Ci alziamo in piedi. Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore per questo bambino, Noa, chiamato alla grazia del battesimo, per i suoi genitori, il padrino e la madrina, e per tutti i battezzati. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per i pastori del popolo di Dio,
lo Spirito Santo li illumini e li sostenga nell'annuncio del Vangelo e nella testimonianza della vita. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per quanti sono rivestiti di autorità, lo Spirito del Signore doni loro discernimento e saggezza per orientarne l'azione a favore della pace e del bene comune. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per gli ammalati e sofferenti che abbiano nelle nostre case, negli ospedali, nelle case di cura e di riposo, sentano il conforto dello Spirito Consolatore. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per la nostra comunità, piccola Chiesa, il Signore è risorto, la nutra con la sua parola e lo Spirito Santo la custodisca nell'unità. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per tutti i genitori, primi educatori alla vita, perché sappiano coltivare radici profonde e rami folti e rigogliosi, per diventare persone autentiche, aperte al mondo e generose verso il prossimo. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Vorrei saperti amare come Dio, che ti prende per mano, ma ti lascia anche andare. Vorrei saperti amare senza farti mai domande, felice perché esisti, e così io posso darti il meglio di me. Aiutaci, Signore, ad avere un amore così puro per Noa, come dice questa canzone. Aiutaci a stargli vicino, facendo sentire la nostra presenza lungo il suo cammino, ma lasciandogli anche lo spazio per crescere, sbagliare e rialzarsi da solo. Aiutaci a dargli fiducia, anche quando ci sembrerà che stia per inciampare in qualche ostacolo che la vita gli darà. Aiutaci a essere dei buoni compagni di cammino, insegnandogli che tu, Signore, sei sempre accanto a noi, pronto a sorreggerci. Per questo ti preghiamo. Padre, il tuo Santo Spirito. Ora vogliamo invocare l'intercessione della Mamma Celeste e dei Santi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Sant'Antonio da Padova, Santi e Sante tutti di Dio. Ecco, invito i genitori con i padrini a venire vicino all'altare. Dio onnipotente, tu hai mandato il tuo unico figlio per dare all'uomo, schiavo del peccato, la libertà dei tuoi figli. Umilmente ti preghiamo per questo bambino, che fra le seduzioni del mondo dovrà lottare contro lo spirito del male. Per la potenza della morte e risurrezione del tuo figlio, liberalo dal potere delle tenebre, rendilo forte con la grazia di Cristo e proteggilo sempre nel cammino della vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Ti ungo con l'olio, segno di salvezza. Ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Adesso ci avviciniamo al fonte battesimale per fare la preghiera sull'acqua. Scendiamo allora. Ad ogni invocazione rispondiamo: Gloria a te, o Signore. Gloria a te, o Signore.
Benedetto sei tu, Dio Padre Onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà vita. Gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, Dio Unico Figlio Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue, perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa. Gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, Dio Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano, perché noi tutti fossimo in te battezzati. Gloria a te, Signore. Per il mistero di quest'acqua, santificata dal tuo Spirito, fa rinascere a vita nuova anche, a vita nuova, questo bambino, che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Cari genitori, padrino e madrina, il bambino che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio gli darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarlo nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù, è la fede della Chiesa, nella quale il vostro figlio viene battezzato. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Adesso inviterei anche i fratelli e gli amichetti, venite qua sopra che assistete da vicino al battesimo, aiutati magari da un adulto, da un genitore. Ettore, Amelia, Nicolò e... Salite qua sopra il presbiterio e guardate da lì. Attenti, attenti alla legge. Venite qua allora. Volete dunque che Noa riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Noa, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Un applauso grande. Andiamo ancora sopra l'altare per l'unzione con il crisma. Grazie a Dio.
Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen. Quell'olio del crisma profumato che ricorda proprio l'unzione regale, perché Noa partecipa della regalità di Gesù e anche del suo essere sacerdote e profeta. Ecco, questa è una vestina bianca, la mettiamo sopra sul petto, ecco. Noa, sei diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. E adesso la candela che il papà accenderà al cielo pasquale, simbolo di Gesù risorto. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a voi padrino e madrina, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e perseverando nella fede vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Ecco, c'è questo ultimo segno adesso. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Grazie, adesso continuiamo con l'offertorio. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo,
possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. E fondi, o Padre, la benedizione del tuo Spirito sui doni che presentiamo, perché la loro forza susciti nella Chiesa quell'amore che rivela a tutti gli uomini la verità del tuo mistero di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli. E ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria. Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra
e qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche del nostro fratello Noa, che oggi hai liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che l'hai inserito come membro vivo nel corpo di Cristo, scrivi il suo nome nel libro della vita. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Di Trentin Luigi, Bovolato Claudio, Guglielmi Eugenio nell'anniversario, Meda Esterina e familiari defunti. E nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, cantiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la Tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con lo sguardo scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
cuore ci sei solo tu. Ecco, non l'ho detto, ma quando abbiamo recitato il Padre Nostro è stato un momento importante perché l'abbiamo recitato anche a nome di Noah, che è veramente figlio di Dio, fratello nostro, nello Spirito Santo. Ecco, ringraziamo il Signore per il dono di questa fraternità, grazie alla vita di Gesù, donata per noi. E da qui parta un impegno di fraternità, possibile alla forza nuova dell'amore dello Spirito. Preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto, o Padre, accendano in noi il fuoco dello Spirito che hai effuso in modo mirabile sugli Apostoli nel giorno della Pentecoste, per Cristo nostro Signore. Un attimo vi chiedo di sedervi perché leggo gli avvisi. Allora, è pronto il nuovo bollettino per il mese di giugno. Ringrazio coloro che lo recapitano a tutti. Ecco, poi sapete che Teresa Bonaguro in Guglielmi, di anni 69, è stata chiamata nella casa del padre e il funerale è stato celebrato in forma privata, celebrato io ieri mattina a Padova. Messa di settimo, ecco, sarà celebrata martedì 6 giugno. Alle 19:30 qui in chiesa. Ecco, vorrei anche annunciare che durante la tredicina, dall'1 al 12 giugno, ogni giorno feriale, la Santa Messa sarà celebrata in chiesa alle 19:30. Vuol dire anche il lunedì e il giovedì, che di solito non facciamo la messa, no? Perché? Perché alle 20 seguirà la recita della tredicina, ecco, è un modo anche per incentivare, per vivere in maniera unitaria, ecco, questi due appuntamenti, per chi può, tutti e due, per chi può, uno solo, ecco. E anche ho cercato di invitare ad ogni sera feriale i vari gruppi della parrocchia per animare, per essere, ecco, sentirsi più comunità. Ecco, allora vogliamo impegnarci proprio a partire dal 1 giugno a questo appuntamento. Poi domani, come Pentecoste, c'è un'adorazione che poi coincide con l'ultima domenica del mese e sarà fatta qui in chiesa dalle 16:30 alle 18. Si pregherà anche per il Sinodo diocesano. Sono tanti avvisi, quindi state, come dire, concentratevi un po', portate pazienza. Ecco, così, ecco. Le messe nelle contrade, ce ne sono ancora due. Lunedì 29 maggio, presso famiglia Carlo Todeschin, fuori programma perché non era scritta. Mentre martedì è nella Corte del Santo, sempre alle 19:30, fioretto e Santa Messa. Mentre a Rozampia, mercoledì, famiglia Garzotto, via Caurecchiona. Il 31 maggio, mercoledì, c'è la chiusura della per la città di Thiene del mese della Madonna, l'appuntamento alle 20:30 al Duomo, poi si andrà in processione fino alla Madonna dell'Olmo, dove il sindaco farà l'affidamento della città a Maria. Venerdì
2 giugno inizia la sagra del Santo con stand, pesca di beneficenza. I giovani inizieranno la sera prima con lo Spritz Garden e vorrei ringraziare tutti coloro che stanno collaborando molto attivamente proprio per questo momento di comunità. Ecco l'ultimo avviso, che sarà con noi Don Alfredo per un incontro formativo per i catechisti e gli operatori pastorali, ma è aperto a tutti. Domenica 4 giugno alle ore 11 in centro parrocchiale al Santo, un'ora. Si tratta di un incontro introduttivo per un percorso mensile che si svolgerà a partire da settembre sui brani biblici che sono alla base dei sacramenti e vi invito a partecipare. Ecco, mi fermo qui, ci alziamo in piedi, adesso facciamo questo atto di consacrazione alla Mamma Celeste di Noa, portandolo proprio vicino all'immagine di Maria. O Vergine Maria, ti portiamo questo bambino ora uscito dal fonte battesimale dove è diventato figlio di Dio e figlio tuo. Te lo offriamo come tu hai offerto Gesù, bambino, al Tempio. Lo mettiamo nelle tue sante mani, segnandolo con la tua immagine. Crescilo sano e buono. Custodiscilo come hai custodito Gesù. Conservalo nell'innocenza, nel timore e amore di Dio. Difendilo da ogni male. Tienilo per mano per tutta la vita. Portalo in braccio sino a quando lo accoglierai con te in cielo. Per nostra parte promettiamo di educarlo cristianamente, di farne un tuo vero devoto, di sostenerlo nel compimento della missione per la quale lo hai chiamato all'esistenza. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, diciamo il papà e la mamma, avvicinatevi un po'. Dio Onnipotente, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria ha dato alle madri cristiane la lieta speranza della vita eterna per i loro figli, benedica la mamma qui presente. E come ora è riconoscente per il dono della maternità, così con il suo Figlio, con i suoi figli, viva sempre in rendimento di grazie in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Dio Onnipotente, che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica il papà Alessandro di questo bambino. Insieme con la sua sposa sia per il figlio, per i figli, il primo testimone della fede, con la parola e con l'esempio, in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Ecco, adesso salgo all'altare per la benedizione solenne. Dio sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza.
lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Per mano, ma ti lascia anche andare. Vorrei saperti amare senza farti mai domande. Felice perché esisti e così io possa darti il meglio di me con la forza del mare. L'eternità dei giorni, la gioia dei voli, la pace del del cielo, come ti ama Dio. Io vorrei saperti amare come Dio che ti fa migliore, con l'amore che ti dona, seguirti tra la gente con la gioia che hai dentro, felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me con la forza del mare, l'eternità dei giorni, la gioia dei voli, la pace della sera, l'immensità del cielo, come ti ama Dio, con la forza del mare, l'eternità dei giorni, gioia dei voli, la pace della sera, l'immensità del cielo, come ti ama Dio. Un applauso per Noa, ecco. Buona festa allora e buona festa di Pentecoste a tutti, buona settimana.